Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Brufagni Lorenzo, che ha fatto terzo posto al Magic Series Volume 8, che era un OTS Championship. E che mazzo hai giocato? Tribri Sprite. Perché hai giocato questo e che matchup hai preso? Allora, dopo i risultati di Vegas, io ho giocato precedentemente Runic Sprite, però ho deciso di provare la versione più Tribri, perché secondo me era la versione più forte da portare insieme a Sprite. Solo secondo te? E... anche secondo Fred. E no, effettivamente sembra la versione più forte del mazzo, e sul meta mi sembrava molto buona, perché è l'unico mazzo che può avere effettivamente una negazione per i Lilly, che è giocatissima, e può girare molto bene di Viru e altre entropy in generale. Ok, allora che mazzi hai preso, così poi passiamo alla profile? Ho preso due Despia, due Traptrix e un Striker Runic, e ho perso da un Traptrix. Ok, vai, allora se vogliamo andare con la profile. Sì, allora abbiamo i tre blu, tre jet, due red, un carrot, tre smasher, e questo sono i ratio dei sprite, abbastanza standard tranne il secondo red, che con la presenza di molto forte di Nibiru, cioè iniziare già con un red in mano e poi portare carrot di giganti o quelli starter, devo dire che mi ha fatto molto comodo. Anche perché appunto di gigante cerchi sempre di evocare carrot su questo mazzo per evitare i velli, perché una volta fatto il board difficilmente perdi da altre carte. Oppure c'è evochi la parte dei tribri, che è principalmente kit, ma se no chaos, che è un piccolo engine, da notare che non gioco fractal, che purtroppo mi ha costato un po' di consistenza e probabilmente in futuro potrei rigiocarlo. E la decisione di non giocarlo semplicemente era che la board che fai è letteralmente uguale senza fractal, anche se fractal aggiunge semplicemente la consistenza. E purtroppo fractal contro Castira, se lo vedi male una carta morta, magari in kit no, perché lo fai normal, però ecco, se non vedi carte going second comunque non ce la fai. Questo è il piccolo engine Tribri, e poi diciamo l'engine che unisce i due mazzi, che sono i Beaver, un normal forte che è l'unica oltre starter che ti porta due mostri da sola, e Sprint, che su sto mazzo è ancora più forte, poiché può mandare sia kit che angler, e quindi ti porta i due engine. Foolish, che può mandare sia kit che angler, quindi molto forte. È un altro Sprint praticamente. Esattamente. E poi sono le Entrap e i Board Breaker, diciamo. E c'era anche il terzo Nibiru, ma l'ho cattato per la seconda Red. E so abbastanza carte, uno dei pochi mazzi che so permette così tante carte going second insieme alle Entrap. Anche perché se fai full combo le puoi rimischiare di Birbrum e Ferrigit, sì. Quindi comunque non pesano mai. Sì, fa molto comodo quello. E queste sono le più forti che si possono giocare nel meta attualmente. Questa rischia un pochino cross out, ma è comunque la più forte, si risolve. Allora, sapendo che avevamo parlato insieme di un'altra carta che però non è presente nella lista, ad averla la giocheresti? Parlo di Triple Tactic Trust, la nuova magia normale. Allora, ad averla probabilmente no, perché nel meta comunque l'entrap c'è in perma e al massimo Nibiru Ash, quindi la probabilità effettivamente di attivarla andando primo è bassa. Going second ovviamente è una carta molto forte perché ti aiuta a arrivare a board, però andando primo si dice che era più una carta morta che altro, insieme a Talent. Ok. Allora, poi per l'extra Sprint, che ovviamente è fortissimo, forse è necessario anche al secondo, per il momento non ho avuto necessità. Una Ferrigit, la seconda ogni tanto potrebbe essere stata utile, ma per fortuna al torneo non è necessitata. Vedo una Rugal per Access Code, due Omen. Ho aggiunto il secondo prima del torneo, poiché spesso mi faceva comodo dopo aver attivato Revolt nel turno, lui era necessario. Pit Knight per Landward con IP. Landward principalmente è IP,
con Pit Knight da una parte, Revolt e Smasher settata, che sembra poco ma in realtà sono molte interruption. Una volta che l'avversario fa la normal, si può attivare IP, c'è in Pit Knight per negare la normal, il mostro va a zero attacco, entra con l'usa da, da 1006 che è poco, però con il mostro a zero attacco non... è difficile da attaccata, insomma. E anche se l'avversario passa in battle con un mostro grosso, tu c'è Smasher o Revolt. Più aggiungiamo ovviamente tutte le altre possibili extender, cioè magari hai più tribri, quindi metti Hot, magari hai Red e Carrot in campo, quindi sì, in realtà sì, la board quella è quella base, però in realtà anche Carrot in mezzo in board. Axe Squad insieme a Rugal, molto comodo. E due Gigantic, precedentemente non giocavo uno, ma il secondo ha fatto molto comodo. Moschito per gli OTK che non fa Access Code. Access Code OTK a bordo vuoto, lui OTK contro mostri grossi. Perché può comunque il mazzo può comunque buttare giù board. Però mi è successo al torneo che in certi casi non bastava buttare giù tutto perché c'era comunque ripartenza in mano e quindi Moschito la chiude là. Sì, soprattutto anche contro mazzi come Destia che comunque passano magari con 4-5 carte in mano, sì, per il turno dopo è forte chiudere la partita subito. E 1-0. Non ho giocato il secondo, se Kashira me lo toglie non è un problema. E non l'ho mai tirato, letteralmente da quando ho iniziato a giocare al mazzo, che vabbè sono 2 settimane, però comunque non l'ho letteralmente mai tirato. Quindi comodo ma non necessario. Cambieresti qualcosa? Dell'extra direi di no. Hai sentito la mancanza più che altro magari dei Link 1, perché la cosa particolare è che non ci sono né al Mirage né lo Scarecrow. Sì, allora i Link 1 erano comodi ma quando giocavo Fractal. Senza Fractal devo dire che sono servite molto di meno. Cioè non ho sentito così la mancanza. Okay. Al massimo la seconda Ferigit, l'unica è quella. Side, vabbè, lui è necessario, anche se Scattershot forse era meglio, anche se la teoria del mazzo è che con Ferrigit posso rimetterlo dentro se lo pesco e poi levo con i Gigantic. Lancea è uno dei pochi modi per aiutare il mazzo a non essere bloccato delle 5 zone, è una carta che lo fa in modo consistente, anche se per il resto fa poco, però è una delle poche carte che lo può fare. Un po' di back row 8, c'ho già i veli di main e queste fixano il match control e fanno vabbè le storm fanno comodo un po' in generale, ma questi contro runic, vabbè anche contro tutti gli altri match back row. E l'unico problema è che queste funzionano un po' male contro Trapfrix, si fa la si aggiunge la non mi ricordo come si chiama, il Trapfrix, quello che protegge rapido che entra speciale. Okay. Però ho visto che non sempre può farlo, quindi comunque era buona la sideare. Trappole per andare primo, questi ce l'ho quasi sempre nelle mie liste perché sono vabbè lui per forza e lo raggiungono altri Lotus praticamente. E le barrier su barrier al momento sul formato penso sulle trappole Flatigate più forti da giocare. Ok, sì, anche perché comunque Despia ce n'erano pochi nel torneo, però è un mazzo da rispettare in questo formato. Sì. Va bene, qualche parola finale, qualche ringraziamento? Grazie a Pippi che ci ha assistito qua in momenti rari, però c'è. Grazie sempre a Fred che aiuta sempre per i tornei e grazie anche a Fabro perché mi svegliando ho comunque portato a casa la vittoria, scusa Fabro. E niente, e va bene, allora complimenti anche a te e ci vediamo alla prossima ragazzi.